Cari concittadini e cari concittadini bentrovati, grazie per la vostra numerosa e calorosa presenza. A testa alta e con sguardo sereno ripresento la mia candidatura al Consiglio Comunale di Dugenta, ancora una volta ben consapevole della grande responsabilità che una simile scelta comporta. Ad un certo punto avevo deciso, sebbene a malincuore, di non ricandidarmi perché stanca della solita politica da marciapiedi, stanca di dover continuamente smentire le solite voci messe in giro dai soliti noti. Ma il vostro incoraggiamento e la vostra vicinanza sono stati determinanti, come determinante l'amore per la mia, la nostra terra. Mi sono ricandidata perché desidero che il lavoro che è stato fatto in questi 10 anni venga completato, perché l'idea di sviluppo intrapresa si consolidi, perché questa comunità ha bisogno di persone per bene, che seguono e valorizzano il progetto di sviluppo culturale di questa piccola cittadina, che sappiano continuare a intrecciare relazioni che diano prospettive al territorio. Desidero portare a termine ciò che è stato avviato. Noi della lista civica Città Nuova sappiamo come fare, lo abbiamo fatto, lo vogliamo continuare a fare. Il nostro è un team che corre unito, che ha il privilegio di avere un grande e stimato capolista, Ada Renzi, che ha dimostrato di essere un sindaco capace, tenace, serio, determinato. Qualsiasi altra soluzione per Dugenta sarebbe deleteria, perché andrebbe a rappresentare un'interruzione di un percorso virtuoso che questo territorio non si può in alcun modo permettere. Un percorso intenso durante il quale, con professionalità, dedizione, sacrifici ed anche impegno di tutti noi, e quando dico tutti noi mi riferisco chiaramente ad Ada, a Fabio Di Caprio, a Vincenzo Di Cerbo, a Lello Landolfi, a Gabriele Adevaia, a Maurizio Guarino e a Giovanni Della Ratta. Abbiamo rappresentato degnamente il nostro paese, ottenendo risultati che sono sotto gli occhi di tutti, pur avendo operato in un contesto politico ed economico quanto mai critico, segnato da una crisi economica gravissima. Insieme a loro mi sono dedicata con passione e senza alcun risparmio di energia all'obiettivo di tutelare Dugenta e i suoi concittadini, malgrado le difficoltà e i limiti che caratterizzano i piccoli centri. È stato un impegno per tanti aspetti entusiasmante, per altri difficile, ma ci siamo rimboccati le maniche e abbiamo dato alla nostra Dugenta un volto nuovo, realizzando progetti, iniziative, attività. I nostri avversari hanno tentato in tutti i modi di fermarci, hanno calunniato, hanno cercato di screditarci, sono stati in grado di inventarsi qualsiasi cosa, hanno offeso le vostre intelligenze, dicendo peraltro che mia figlia, l'avvocato Manuela Zuzzolo, per chi non lo sapesse, avrebbe percepito non si sa per quali incarichi legali e con quali determine, visto che sul sito di Dugenta, tutti possiamo andare sul sito, all'albo pretorio, alla sezione l'albo storico, e questo sito è accessibile a tutti dal 2011. Ci sono state tutte e sottolineo tutte le determine. Dunque avrebbe percepito cifre sempre più esorbitanti. Un giorno erano 70.000 euro, l'indomani 80.000 e ora non so a quale cifra siano arrivati, sinceramente. Io vi invito vivamente a verificare questa, come tutte le altre scelleratezze che hanno messo in giro in questi giorni, e scoprirete che
che tutti loro più accesi sostenitori da questa amministrazione hanno ricevuto incarichi, ma i nostri avversari evidentemente sono arrivati a promettergli finanche la luna, per cui che dire, contenti loro. Noi abbiamo fatto degli errori, certo, ma dagli errori abbiamo imparato. Conosciamo bene le necessità e i bisogni di tutti. Questa amministrazione non ha mai allontanato lo sguardo dai più piccoli. Per la loro sicurezza ed incolumità abbiamo eseguito importanti opere di ristrutturazione che hanno interessato le scuole di ogni ordine e grado, e altre opere sono in cantiere. Abbiamo inaugurato con gioia la scuola primaria Pasquale di Cerbo, che ospita altresì la nostra scuola materna. Una ristrutturazione importante che ha reso la nostra scuola una scuola rinnovata, sicura, funzionale, accogliente. Abbiamo dato prova di grande serietà e affidabilità allorquando in prossimità dell'inizio dell'anno scolastico siamo riusciti a creare, come ci eravamo prefissati, all'interno dell'edificio che occupa la scuola media, abbiamo allestito delle aule per poter appunto ospitare sia le 5 classi della scuola elementare sia le 2 classi della scuola materna. Questo grazie anche al contributo che ci ha permesso l'ambito, perché noi abbiamo, come voi ben sapete, all'interno della scuola media abbiamo anche il centro di prima infanzia, e quindi abbiamo chiesto il permesso all'ambito, molto gentilmente ce l'ha concesso, quindi in un'unica struttura siamo riusciti ad ospitare ben 7 classi, dove si sono posizionati degnamente tutti i nostri fanciulli, quindi non hanno subito disagio né i fanciulli né le rispettive famiglie. Tutto questo già correva voce che sicuramente i bambini sarebbero dovuti andare chissà dove, naturalmente solo per creare panico ed inutili preoccupazioni. Non è stata mai, e ci tengo a sottolinearlo, mai volontà di questa amministrazione chiudere la scuola di San Nicola. Già qualche anno fa si creò un inutile allarmismo, sempre strumentale. Alle giovani generazioni abbiamo dedicato tempo ed attenzione, offrendo loro opportunità come il servizio civile, giovani attivi, e attualmente ospitiamo i giovani di Garanzia Giovani, sostenendo e incentivando manifestazioni sportive, culturali ed eventi vari che li hanno visti protagonisti. Abbiamo realizzato in Piazza Mercato il centro sociale Giancarlo Siani, non a caso intitolato Un giovane amico, figlio, fratello, un giornalista giovanissimo di soli 23 anni, assassinato dalla camorra, con il preciso intento di far diventare questo luogo, da luogo di degrado ed abbandono, un luogo di aggregazione, di condivisione, senza confini e senza pregiudizi, presidio di legalità. Luogo che è stato messo a disposizione di tutte le associazioni presenti sul territorio e dove si sono tenute in questi anni iniziative importanti ed utili per la collettività, convegni, corsi, campi scuola, rappresentazioni teatrali, concerti, eventi benefici, recite scolastiche e tanto altro ancora. Oggi il centro sociale Giancarlo Siani ospita anche la biblioteca comunale Antonietta Renone, che costa di oltre 1000 testi, 1358 per l'esattezza, tutti catalogati grazie al contributo di alcuni giovani volontari. Una biblioteca inaugurata nel 2011 grazie all'inconiabile donazione della famiglia D'Amico, che ha messo al servizio della collettività tanti volumi importanti
abbiamo testi, numerosi testi scritti di Umberto Croce, testi di narrativa, testi di storia, infiniti testi di grande rilievo e tutti, vi dicevo prima, catalogati. In realtà pochi giorni fa qualcuno mi ha detto che su Facebook c'era scritto che noi avevamo una biblioteca con 4 libri messi in croce. Così si è permesso di scrivere uno dei nostri giovani concittadini per denigrare anche in questa occasione. Ed il Centro Siani occupa, come diceva prima Antonio, il Galtaburno e anche sede del gruppo comunale di protezione civile, nato anch'esso con questa amministrazione, al quale hanno già aderito molti concittadini che senza fini di lucro si adoperano in attività di previsione, prevenzione, soccorso e superamento dell'emergenza. Il loro contributo in numerose occasioni, soprattutto durante l'alluvione, è stato quanto mai prezioso e indispensabile. Gabriele Lodevaia. E io nella veemenza, scusatemi, al responsabile, al referente Gabriele, coordinatore, come giusto il nome, dare il nome proprio, Gabriele Devaia, e a tutti i volontari desidero esprimere il mio e il nostro più vivo e doveroso ringraziamento. Come desidero ringraziare quanti, giovani e meno giovani, hanno per giorni spalato il fango, mostrando grande senso civico e encomiabile solidarietà. Purtroppo, come noi sappiamo bene, i nostri attuali avversari, anche in questa occasione tanto dolorosa, con una parte del paese letteralmente in ginocchio, sono rimasti a guardare e a sghignazzare. Io non aggiungo altro, perché si commentano da soli. In questi anni è stata data dignità al nostro cimitero e grazie al ricavato della vendita dei loculi a breve inizieranno i lavori per la realizzazione della cappella cimiteriale, come avete avuto modo di leggere nel programma elettorale della lista civica numero 1 Città Nuova. Nel programma della lista civica degli avversari si legge: ripristino servizi sociali per anziani. Mi chiedo, ma queste persone vivono a Dugenta? Come assessore e responsabile dei servizi sociali, in sinergia con l'ente d'ambito di Cerreto Sannita, ho garantito e incentivato servizi fondamentali per le famiglie. Mi riferisco al SAD, Servizi Assistenza Domiciliare agli Anziani, il SADH, che è un'assistenza domiciliare ai portatori di handicap, e il SADE, che è finito da una decina di giorni, che è un servizio di assistenza domiciliare educativa. E da oltre 2 anni tante famiglie di Dugenta usufruiscono del servizio HCP, cioè un servizio per i dipendenti pubblici. Grazie anche ad altri fondi d'ambito, i PAC sono dei nuovi fondi che abbiamo intercettato in questi ultimi anni, sono piani di azione e coesione, ho ottenuto un prolungamento dell'orario scolastico del centro di prima infanzia, questo anche in virtù del fatto che noi abbiamo attivato il servizio mensa anche per i piccoli da 15 a 36 mesi. Non ho mai fatto mancare la mia presenza ai vari coordinamenti e tavoli istituzionali a Cerreto Sannita, comune capofila dell'ente d'abito. Quest'anno partirà il micronido
grazie alla struttura che abbiamo realizzato nell'edificio che occupa già la scuola media e la prima infanzia. Anche per questa nuova struttura non abbiamo assolutamente attinto dal nostro bilancio, ma siamo stati capaci di intercettare fondi regionali. Scusatemi, ma le cose che abbiamo fatto è giusto che voi ne venite a conoscenza. La tutela e la valorizzazione del nostro territorio ha rappresentato e continuerà a rappresentare uno degli obiettivi cardine della lista civica Città Nuova. Questa amministrazione, grazie soprattutto alla determinazione del sindaco Ada Renzi, è riuscita a scongiurare due pericoli enormi: quello della discarica in via Selvolella e quello dell'impianto di compostaggio in via Cocola. Ha fatto scelte oculate, istituendo la raccolta differenziata integrata porta a porta, collocando sul territorio sia le campane per la raccolta di indumenti usati, scarpe e borse a costo zero, al fine di ridurre il peso dell'indifferenziato, e sia a posto i contenitori per gli oli esaustici e per le pile e i farmaci scaduti. Ma non solo, questa amministrazione è riuscita inoltre in una grande impresa: la nuova stazione ferroviaria d'Ugenta Frasso Telesino, che verrà a breve realizzata, e questa appunto è una prova tangibile dell'operato di questa amministrazione. È inutile dire quante volte siamo state a Roma per gli incontri dedicati ad Ugenta presso la sede del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti. Il nostro caro sindaco Ada Renzi, nelle conferenze dei servizi, ha tenuto testa a tutti, riuscendo ad ottenere grandi risultati. A tale proposito, vi invito a partecipare all'incontro che si terrà martedì 31 maggio alle ore 11 presso il Centro Siani, perché in quell'occasione verranno i vertici appunto del Ministero delle Infrastrutture e delle Ferrovie dello Stato, di Italferr, e con dettagli precisi e approfonditi vi spiegheranno appunto tutto il percorso, come sarà appunto il cavalcavia, quello che interessa la zona di via Calabroni, e come diceva prima Vincenzo Di Cerbo, come sarà il sottopasso che interesserà via Martini. Non mi voglio dilungare oltre, ma permettetemi un grande in bocca al lupo a questi nuovi compagni di viaggio: Anastasia, Liliana, Giovanna, D'Antonio, Fabio, a Michele e a Cosimo. Grazie per il vostro entusiasmo, per il vostro prezioso contributo, per la vostra energia positiva. A tutti, me compresa, faccio appello per una campagna elettorale dai toni civili, che si contraddistingua per il rispetto reciproco e che faccia venir voglia di partecipare e di non allontanarsi ulteriormente dalla politica, dalle istituzioni, dalla democrazia. Grazie, dateci ancora una volta la fiducia, non vi deluderemo. Che ve ne pare? Se è vero che praticamente l'ultimo...